Che fanno? Rispondi. È tua madre. Te le dico che sono venuta a raccattarti ubriaca a una festa a cui sei andata senza permesso? No, non risponderle. Dille che le voglio tanto bene. E che sono nel mio lettino. E che dormo come un angioletto. Ah, e che questa sera non ho guardato niente. Grazie, ti voglio bene come un padre. Non è tuo padre? Ma con chi cavolo siamo in macchina? Tranquilla, garantisco io per lui. Non è tuo padre? Però lo sembra, vero? Comunque voglio bene anche a te, Giada. Anzi, a te ti voglio super bene. Se dici a mamma che ho bevuto, prendo la mia palla da basket e ti faccio esplodere. Lo sai, Giada, che io ammazzo la gente? Ho una palla da basket e con quella faccio esplodere chi voglio. Ma no, a te no. A te non ti faccio esplodere perché ti voglio bene. Te l'ho detto che sei la mia migliore amica. Gli hai detto almeno 20 volte. Ora calma, via. Sì, Lucia, stai buona. Sì, Lucia, stai buona. Ah, Giada, lo sai che a mio zio Alessandro gli piacciono gli uomini? La verità. Sai qual è la verità? Che non ce l'ho con mio padre perché se n'è andato. Perché lui non mi ha voluto neanche conoscere. Magari il mio se ne andasse, non fa altro che picchiare mia mamma. Stai tranquilla, Giada. Da adesso ci pensiamo noi a te. Vero, Stefano? Posso dormire da voi questa sera? Ma certo che puoi, in cameretta ci sono due letti. Lucia, lo sai che anche tu sei la mia migliore amica?